Questo programma è offerto da ritrovati al consueto appuntamento col VG8 Informazione. Vediamo subito le notizie di oggi. Incidente poco prima delle 15 ieri sull'autostrada Palermo-Catania. Tra gli svincoli di Buonfornello è scillato in direzione Catania. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Fabrizio Passalacqua. Tanta paura, ma fortunatamente nulla di grave è accorso sull'autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incidente registrato all'altezza degli svincoli di Buonfornello e Scillato in direzione del capoluogo etneo. L'incidente è accaduto poco prima delle 15, protagonista del sinistro è stata una Renault Kangoo con a bordo il solo conducente. L'auto si è ribaltata sulla corsia d'emergenza per cause ancora da chiarire. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso. In più, nessun altro, né individuo che mezzo, è rimasto coinvolto. Sul posto, oltre alla polizia stradale di Buonfornello, il personale dell'ANAS, che ha deviato il traffico, e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo. Sono ancora in corso le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che poteva sicuramente avere conseguenze più nefaste. Il pentito Zarcone parla e la mafia trema. Al processo d'appello che vede alla sbarra il presunto clan di San Lorenzo, il neo collaboratore di giustizia del clan di Bagheria chiude la deposizione parlando di 100 fatti delittuosi su cui la procura non sapeva niente prima. I dettagli nel servizio di Giuseppe Terzo. 100 casi, ci sono 100 fatti delittuosi su cui la procura non sapeva niente prima. Queste le parole del collaboratore di giustizia Antonino Zarcone. I nomi li avrebbe fatti ai magistrati della direzione distrettuale antimafia. La procura di Palermo starebbe quindi indagando su 100 fatti delittuosi commessi dal neo collaboratore di giustizia Antonino Zarcone. Su questo non posso aggiungere altro, ci sono indagini in corso, ha concluso al processo d'appello sul presunto clan di San Lorenzo il neo collaboratore di giustizia Zarcone. Quest'ultimo ha ammesso di aver avuto un ruolo direttivo nel mandamento di Bagheria nel 2011, parlando della correggenza con Messicati Vitale Antonio e di Salvo Giacinto che si sarebbero divisi i ruoli. Io ero incaricato dei rapporti con i palermitani, ha detto Zarcone. Messicati Vitale si occupava dei contatti con i mandamenti fuori Palermo e di Salvo delle estorsioni e dei lavori all'interno della famiglia di Bagheria. Il vero capo però era Nicola Greco, che si relazionava con di Salvo Giacinto. Un collaboratore di giustizia che sottolinea la sua volontà a cambiare vita e che attraverso queste dichiarazioni potrebbe cambiare quella di molti altri. Una presenza insolita nel paese di Ficarazzi. Dei ratti sono stati avvistati in via Luigi Sturzo e in via San Martino, in corrispondenza di terreni abbandonati privi di manutenzione igienica. Alcune segnalazioni sono giunte anche per la strada che porta alla stazione di Ficarazzi e alla via Mare, in cui vi sono dei tombini non riparati da cui uscirebbero i roditori. Un vecchio nascondiglio che non passa mai di moda. È la storia di due giovani che nascondevano delle dosi di stupefacenti sotto il letto della loro abitazione. Ce ne parla nel servizio Giuseppe Terzo. Nuovo colpo dei carabinieri della stazione di Bagheria nel contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I militari, nel pomeriggio di sabato 8 novembre, hanno infatti tratto in arresto una coppia di giovani residenti in via Giovanni Alfredo Cesareo. Si tratta di un macellaio di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, e di una disoccupata 21enne. I due, sottoposti ad un normale controllo, avevano sin da subito palesato evidenti segni di nervosismo, provvedendo l'immediata consegna di 5 dosi di marijuana, riferendo che erano destinate all'uso personale, affermando
informazione che nelle loro opinioni avrebbe potuto impedire l'arresto e che ha destato ancora maggiori sospetti negli investigatori. Ed infatti la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella camera da letto un piccolo ed organizzato laboratorio per lo spaccio. Il controllo ha altresì permesso di sequestrare il provento dello spaccio pari a circa 330 euro che la coppia, in linea con la tradizione dei nostri avi, aveva occultato nel posto ritenuto più sicuro, sotto il materasso. Gli arrestati sono stati tradotti presso il tribunale di Termini Imerese per la celebrazione del processo con rito direttissimo, conclusosi con la convalida degli arresti ed il patteggiamento. Il macellaio ventenne è stato condannato a 2 anni e 20 giorni di reclusione e 8.000 euro di multa, mentre per la ventunenne disoccupata 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. I due sono stati pertanto rimessi in libertà. L'allerta è tornata altissima attorno al pubblico ministero Nino Di Matteo, il magistrato del pool trattativa che il capo di Cosa Nostra, Totò Riina, vorrebbe morto. Una fonte ritenuta dagli inquirenti molto attendibile ha svelato che da mesi le famiglie mafiose palermitane stanno raccogliendo esplosivo per un attentato a Di Matteo. La fonte ha spiegato pure che un carico di tritolo sarebbe già nascosto in diversi punti di Palermo. Queste le notizie della fonte che è protetta da un rigido segreto investigativo. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Lego. 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 Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, Le Voci del Mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i 5 finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale Le Voci del Mare. Non mancate. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben ritrovati. Una pena troppo alta quella che sta scontando il paese di Villabate, una crisi politica in atto da mesi con la cittadina priva di sindaco e giunta e senza che la regione abbia ancora designato un commissario straordinario in sostituzione. Un paese gestito da fantasmi, verrebbe da dire, senza una guida o un gestore. Intanto i problemi della cittadinanza aumentano e si accumulano come i rifiuti che per adesso stanno invadendo il centro paese. Domani alle ore 21 vi sarà un consiglio comunale e si spera che si punti alla risoluzione di tale ingenza. Nuova truffa e i danni dell'INPS. Un monrealese incensurato incassava la pensione della madre ormai defunta da tempo. Ce ne parla nel servizio Federica Mansueto. Nuova truffa all'INPS. In seguito a dei controlli effettuati dall'ente nell'ambito delle pensioni erogate, si è scoperto come un incensurato 51enne, originario della frazione di Grisì, continuava ad intascare la pensione della madre ormai defunta da ben 3 anni, in quanto non aveva comunicato il decesso agli organi competenti. I carabinieri della sezione di Monreale hanno così denunciato l'uomo in questione, accusandolo di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, per aver intascato in totale la bellezza di 52.842 euro. Denunce scattate per ben 5 imprenditori dopo le ispezioni di alcuni cantieri edili di Palermo. Lavoratori in nero e nessuna protezione di sicurezza. Vediamo insieme il servizio di Giuseppe Terzo.
I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Palermo hanno denunciato 5 imprenditori nel corso di alcune ispezioni nei cantieri a Palermo e provincia. Su 7 aziende ispezionate sono stati trovati 4 lavoratori in nero. A Campofelice di Roccella è stato denunciato il titolare di un'impresa che non aveva nominato il medico come responsabile per il servizio di protezione e prevenzione. A Balestrato un altro imprenditore è stato indagato per non aver messo in cantiere le protezioni di sicurezza e ne provveduto alla visita medica del lavoratore. Sempre in questo cantiere è stato denunciato un committente responsabile lavori per la mancata nomina del coordinatore della sicurezza e un direttore dei lavori per omessa vigilanza nel cantiere. A Bagheria è stato denunciato il titolare di un'azienda di trasporti per aver installato un impianto di videosorveglianza senza accordo sindacale né autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo. I titolari delle imprese hanno ottemperato le prescrizioni ed hanno regolarizzato i dipendenti in nero, versando sanzioni aggiuntive per un totale di 3.900 euro. Dovranno inoltre versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non corrisposti ai 4 operai, oltre a corrispondere una maxi sanzione di 4.000 euro per ogni lavoratore scoperto in nero. Sono state contestate infine sanzioni amministrative per complessivi 38.600 euro e ammende pari a 58.803 euro. Farmacia nel mirino dei delinquenti. Succede a Palermo. A distanza di 48 ore, 2 sono stati i furti segnalati alle autorità. Ma vediamo cosa ci dice la nostra Federica Mansueto. Farmacia ancora nel mirino della delinquenza a Palermo, questa volta dopo l'episodio dell'esercizio commerciale di Piazza Giulio Cesare, è toccato a quello di Piazza Castelnuovo, al Politeama. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso, intorno alle 19, quando 2 giovani di 18 e 19 anni hanno fatto irruzione all'interno del negozio, armati di fendente, ripulendo così la cassa e fuggendo poi a piedi. Una volta lanciato l'allarme sul posto, è immediatamente intervenuta la polizia e gli uomini della scientifica, che adesso stanno esaminando le immagini della videosorveglianza, sia della farmacia in questione che dei negozi limitrofi, per risalire all'identità dei 2 giovani malfattori. La DIA sta eseguendo un decreto di sequestri di bene emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti dell'imprenditore Alberto Cammarata, 44 anni, di Gela, che è vicino alla famiglia di Cosa Nostra gelese, riconducibile al boss Giuseppe Piddo Madonia. Sono stati sequestrati imprese, quote societarie, beni mobili e immobili e rapporti bancari per un valore di circa 3.500.000 euro. Ancora qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Ba 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 ba. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. L'angolo della frutta da Antonio lo trovi a Ficarazzi, in via Padre della Rocca 70. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Ben ritrovati. Accusava la sua badante di ammanchi di soldi della cassaforte di casa. Al culmine di una lite l'ha colpita con 3 coltellate. È successo a Ragusa e protagonista della vicenda un anziano di 83 anni, Giovanni Arrabito, che è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Marina di Ragusa per tentato omicidio e lesioni. La donna è adesso ricoverata in ospedale ed è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Riqualificazione e rilancio per 3 circuiti storici dei più famosi della Targa Florio, grazie ad un progetto del Museo Plein Air. Il servizio di Fabrizio Passalacqua.
La targa Florio è stata una delle più antiche corse automobilistiche italiane ed insieme alla Mille Miglia è sicuramente la corsa italiana più famosa al mondo. Il progetto del Museo Plein Air, che comincerà al più presto, è mirato alla riqualificazione e rilancio dei tre circuiti storici della targa Florio, grazie ad una segnaletica stradale lungo tutto il circuito e la collocazione di pannelli informativi, artistici, all'interno dei centri abitati dei comuni di Campofelice di Roccella, Collesano, Castelbuono, Geraci Siculo, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Caltavuturo, Scillato, Certa e Floripoli. I lavori, finanziati grazie al PIST Città e Rete Madonie Termini, consentiranno di riqualificare e rilanciare questo sito di grande valore sportivo per migliorarne la fruizione e conoscenze ai visitatori. Il progetto, chiamato Musealizzazione dei tre circuiti della Targa Florio, costerà circa 470.000 euro ed una volta completato l'iter amministrativo finanziario, i lavori dovranno essere conclusi entro luglio del 2015. Alla ricerca del Quanat, questo è il nome del tour nella rete idrica sotterranea nella città di Palermo, in collaborazione con la CAI, Club Alpino Italiano, dove uno speleologo effettuerà le visite guidate con i visitatori per percorrere l'affascinante rete di ingegneria idraulica sotterranea creata dagli arabi. La visita guidata di un'ora circa si effettuerà per gruppi a numero chiuso di partecipanti, dai 12 alle 15 persone, oggi, mercoledì 12 novembre, alle ore 19, presso il Fondo Miciulla a Palermo. Da lunedì 10 sono disponibili i contributi per i libri scolastici per l'anno 2011-2012 delle scuole medie e superiori. L'ufficialità della comunicazione arriva direttamente dal vice sindaco di Ficarazzi. I vincitori sono coloro i quali hanno superato i criteri di selezione già presentati negli anni precedenti. La liquidazione avverrà presso gli sportelli bancari dell'Unicredit Banca presentando il codice fiscale. Non vi sono altri aggiornamenti, l'informazione di Canale 8 termina qui. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook cliccando il like o sul nostro sito internet www.canale8.tk. Le edizioni in replica andranno in onda alle 19.50, alle 23, alle 8 e alle 11 del mattino seguente. Adesso la linea al meteo. Questo programma è stato offerto da saluto a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it, previsioni per mercoledì 12 novembre 2014. Maltempo al nord, Liguria, Alpi, Prealpi, piogge su regioni tirreniche, va meglio altrove. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord tempo perturbato con piogge diffuse su gran parte delle regioni, temporali sul Triveneto e su Liguria di Ponente, piogge intense su nord Piemonte, al centro cielo molto nuvoloso coperto sulla Sardegna, Toscana, Lazio ed Umbria con piogge diffuse talvolta alternate a delle schiarite, piogge sulle Marche centro-settentrionali, sole e nubi altrove. Al sud molte nubi con piogge associate interessano i settori costieri e adiacenti alla costa di Campania e Calabria, qualche pioggia anche sul Salento, parzialmente nuvoloso con occasionali piovaschi sul resto delle regioni. I venti soffiano forti da sud in Adriatico, di Libeccio sul Tirreno, neve copiosa sulle Alpi sopra i 1700 metri. Temperature previste minime che non subiscono particolari variazioni, con valori compresi tra i 12 e i 18 gradi su tutte le regioni.
Di giorno ci attendiamo invece 12-17 gradi al nord, 13-18 gradi al centro e fino a 21-22 gradi al sud. Carissimi, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi rimanda al nostro sito per ulteriori approfondimenti. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 12 dicembre, si ricorda la Beata Maria Vergine da Guadalupe. Il nome Maria deriva dall'ebraico Miriam. Molte le ipotesi sul suo significato, la più accreditata è amata o amore. Dice il proverbio, chi non sa non dubita e chi non dubita non intende. Sono nati oggi Gustave Flaubert, Frank Sinatra, Susanna Tamaro. Il 12 dicembre 1865, in una sala di Palazzo Marino a Milano, il notaio Girolamo Corridori redige l'atto di costituzione della Banca Popolare di Milano. Nel 1901, Guglielmo Marconi riceve il primo segnale radio transoceanico dalla Cornovaglia a Terranova. Il messaggio era composto da tre punti, la lettera S del codice Morse. Infine, il 12 dicembre 1913 viene recuperata a Firenze la Gioconda, rubata due anni prima dal Louvre da Vincenzo Perugia, un decoratore italiano divenuto famoso proprio per il furto della celebre opera di Leonardo. Theodor Kroeger ha detto: «Non v'è paese che conosca alture più vaste o più profonde degli abissi dell'anima umana». Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 12 novembre. Ariete, la luna ancora disarmonica pone qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d'uomo, non vi sarà difficile aggirare. Per voi amanti dell'alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite che però va rispettato. Toro, la luna vi addolcisce, mette in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle cose di ogni giorno sarà piacevole e gratificante. Inoltre, alcune interessanti novità arricchiranno la vostra esperienza in campo professionale. Gemelli, metà settimana, intermedio anche lo stato emotivo. Nelle piccole cose ve la cavate, ma nei progetti di ampio respiro vi scoraggiate. Viaggiate a due velocità. Ingranate la quarta nella gestione del presente, la retromarcia sui programmi futuri. Cancro, un altro giorno con la Luna nel vostro segno. Questa volta sostenuta da Venere e Saturno, vi permette di recuperare punti su tutti i fronti. Ciò che ieri vi era stato negato, oggi vi arriva servito su un piatto d'argento. Cogliete l'attimo. Leone, nessun mercoledì da leoni, piuttosto una giornata senza sugo e senza senso. Vi lasciate vivere adempiendo ai vostri compiti quasi in automatico. Neanche l'introspezione vi aiuta granché. Le emozioni sono confuse, meglio tenerle sotto chiave. Vergine, Nettuno getta fumo dal segno opposto, ma con la mediazione della Luna e di Mercurio, l'intuito si attiva e la ragione vi fa distinguere il vero dal falso. Autostima in crescita in ambito professionale, finalmente vi fidate di voi stessi e delle vostre capacità. Bilancia, cielo e umore perturbati dalla luna disarmonica, anche se con i pianeti veloci che le danno manforte. Ritrovare l'equilibrio non è impossibile. La partita che si gioca riguarda i vostri obiettivi professionali. Centrarli dipende dal controllo delle emozioni. Scorpione, uno splendore di giornata, specie per chi vive a contatto con le proprie emozioni, più attento all'interiorità che ai traguardi materiali. La luna in trigono e i pianeti nel vostro segno vi parla di viaggi, d'amore e di tradizioni. Sagittario, i vostri traguardi più ambiziosi non sono così lontani come credete. L'importante è procedere con metodo e sfruttare l'esperienza del passato. Finanze rimpolpate da una piccola vincita. Il trisavolo che vi appare in sogno vi suggerisce i numeri giusti. Capricorno, con la luna opposta, oggi è il partner a dirigere il gioco, ma lasciare a lui o a lei lo scettro del comando può rivelarsi un gioco molto piacevole. Sul lavoro, il desiderio di ampliare il campo d'azione vi fa guardare con interesse nuovi settori. Acquario, occhio puntato sul lavoro, alla ricerca di un equilibrio per affrontare la rimonta. Ricettività è la parola chiave, aguzzate l'intuito e l'ingegno. Poco disponibili con la famiglia, dalla quale vi aspettate comprensione per il vostro impegno lavorativo. Pesci, una splendida luna d'acqua, armonica a Saturno e ai pianeti veloci, premia l'audacia delle vostre scelte garantendovi l'approvazione e la stima degli altri. Buoni auspici per l'acquisto o l'affitto di una casa o per eventuali interventi di ristrutturazione.